Con Mauro Pellaschiere in Piazza Unità d'Italia a Trieste. Mauro, Barcolana per te un impegno irrinunciabile. Cos'è la Barcolana per te? Divertimento puro, non tanta competizione, nel senso che è ovvio che se mi trovo una barca simile vicino cerco di batterla. Però insomma non parta con lo spirito del dover vincere a tutti i costi. Per noi è sempre stata una festa, anche perché arriva a fine stagione, siamo già stufi di vittorie, di sconfitte, di lotte e di sfide, ecco che qua troviamo un po' di serenità e ci prepariamo l'inverno. Senti, cos'è invece per Trieste la Barcolana? Perché zitta zitta questo è diventato un grande evento, c'è sempre molta gente, anche oggi che piove c'è moltissima gente. Cos'è per Trieste la Barcolana? Ma per Trieste è un po' ritornare italiana, non siamo stati per molto tempo fuori dall'Italia e finalmente arrivano da ogni parte d'Italia, arrivano addirittura dall'estero per vivere, per partecipare a questo grande evento e vivere la città, quindi è qualcosa di particolare, molto speciale per i triestini, che tutti partecipano con molta 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 gioia. Tu dove parteciperai domani? Io sarò su una barca che non so neanche il nome, però ha cambiato nome, Maxi One Design, nella categoria però crociera. Ok, senti, cambiando argomento un attimino, una tua battuta sull'America's Cup appena finita. Ti è piaciuta, non ti è piaciuta, cosa ne hai pensato? La Coppa America mi è piaciuta a metà, nel senso che trovo le barche fantastiche, trovo gli equipaggi meravigliosi. Non mi è piaciuto assolutamente il percorso, ridicolo, la partenza è ridicola. Quando riusciranno a fare regata, vera regata, con questi mezzi qua, sarà uno spettacolo meraviglioso. Ok, perfetto, grazie Mauro.